Grandi raga, oggi siamo in direzione Austria perché andiamo in un posto, io spacco il pulsante ora se non riesco a scendere dalla macchina. Siamo in questo bellissimo place oggi con questo sfondo esagerato, un vento che vi porta via le chapeau. Stiamo andando in Austria alla GP Ice Race, vedrete cos'è, una roba incredibile. Dal 74 è stata bloccata per motivi di sicurezza, quest'anno la riaprono per la prima volta dopo tanti anni e ci saranno dei veicoli senza senso, macchine rarissime, introvabili, inenarrabili, inrabili. Ma sentiamo un po' Ginny from the Lakes, cosa ne pensa di questo viaggio che stiamo intraprendendo? Buonasera Ginny Froms. Come va? Cosa ti aspetti da questo viaggio? Ma mi aspetto che duri il più a lungo possibile, visto che ho trovato la mia dimensione in questo salotto. 3 giorni salotto. Sono 3 giorni però, per tutti. L'orologio non guarda in faccia a nessuno. No, intendo questo viaggio per arrivare alla GP Ice Race. Ah, il viaggio a bordo di questo veicolo incredibile che ci ha dato Sagan oggi, the new Q8. Avremo modo per farvelo vedere meglio, perché quest'auto merita di più che una semplice giro degli interni. Lui, Fede, voi lo conoscete molto bene, ci seguirà in questo viaggio sia da appassionato, perché è malato tanto quanto me di auto, che da supporto, perché tante riprese le fa lui e non io. Bene, torniamo in autostrada, ci vediamo on the road. Le porte? No, ciao. Bene raga, siamo arrivati finalmente dopo 7 ore e mezza di auto a Zell'Amsee. Abbiamo fatto un giro dei paddock, purtroppo è tanto buio, non si vede niente. Non riusciamo a filmare un granché, in quanto le auto sono tutte coperte, c'è qualcosa fuori di mistico ma non rende. Vi faremo vedere domani mattina. Intanto ora andiamo in albergo, per un po' non porto via il muso con il carro attrezzi che c'era parcheggiato, che non avevo visto. Ah! See you later alligator in a while to check out. Charging from the lakes! Woo! E comunque raga, 7 ore a bordo di questo veicolo, Ginny from the Lakes, come ci si sente? Fresca come una rosa. Fresh as a rose. Se n'è andata. Vabbè, ciao. Bene, ora siamo arrivati in albergo e ci... Che fame. Riposiamo un attimo e andiamo a mangiare, perché qua chiudono alle 9. Mangiamo come le galline, se no, trentellode e non mangiamo un cazzo. Siamo al ristorante, in un posto vicino a un posto, non so i nomi, non mi interessa neanche impararli. Siamo a Push, spingi la porta. Qua non c'è la salsa perla, ma c'è un sacco di porcherie, un sacco di carne e queste cacate qua. Ciao, strano. Siamo venuti qui a fare un test drive sulla neve in notturna. Abbiamo scoperto questa funzione pazzesca del Q8. Ti mette l'auto su una bilancia e ti dice quanto pesi e quanto hai mangiato. No, ti dice un sacco di cose interessanti. L'altitudine, addirittura lì, i gradi del volante left and right, come se fossi in Gran Turismo. L'inclinazione varia di tutti e quattro gli assi del veicolo. E questo 80 gradi, zero, non vi so rispondere. Quindi chiederemo l'aiuto da casa. Siamo in Sagam e chiedi cos'è. Mi sa che è la bussola. Quest'auto è incredibile, impressionante sta roba, sta possibilità di scegliere i colori, ma poi quanti colori, cioè se vai su vettura, luci e visibilità, tu puoi scegliere i colori, una marea di colori, puoi fare quello che vuoi. Look at this. Cromoterapia si può mettere? Che sfumano tutti i colori? Cromoterapia, amore, è quella dove tu ti metti col corpo a meno 20. Blu e rosso, ragazzi, i colori della KTM ufficiali 2000, non lo so. Quanto non ti annoierà mai un'auto così? Che nel tempo gli cambi i colori degli interni ed è ogni volta un'auto diversa. Come faremo a tornare sulla nostra adesso che non ha queste luci? Sì, vero? Poi è un'auto inguidabile americana che consuma come una bestia, che non va un cazzo. E se però prendi dentro uno non lo trovano più. Sali e sta subito di cane. Ti sembra... Ti senti subito un Labrador quando sali sul Silverado. Queste righe per terra sono i segni delle motoslitte. Sono i segni dei pattini anteriori della motoslide. E qui ci sei tu che ti guardi così.
Grandi raga, oggi ci troviamo alla GP Ice Race in Austria a Zell am See per vedere e partecipare a una gara su ghiaccio esagerata che si terrà qua con una marea di veicoli, per esempio quello che abbiamo noi alle spalle, uno dei top di oggi. Come so che voi volete fare un giro degli interni. Tutto al Cantara, tutto full al Cantara, carbonio come se non ci fosse un domani per questa Delta futurista di Automobili Amos. Raga, a quanto pare ho trovato qualcuno che mi traina. Power Slide Lover mi trainerà con gli sci. Abbiamo trovato chi ci traina, ora stiamo recuperando il materiale per fare ciò. Con l'aiuto di Chin from the Lakes recuperiamo un po' di roba a cazzo di cane e ci buttiamo all'interno della pista ghiacciata. A voi la linea. Siamo pronti, tra poco manca, tocca a noi, entriamo in pista, ci sono meno 14 e io mi sono mandato in maglietta. È fantastico, e avrò solo io l'occasione della vita di vedere con la visuale di Gran Turismo una 550, perché la vedevo da sopra che faceva i traversi e solo così la puoi vedere da vicino con i videogiochi incredibili. Yes, dopo una lunga giornata tra auto, freddo e traine, siamo qua a cena a mangiare dei hamburgers enormi, giganti, spero che siano buoni, sennò gli do una coltellata allo chef. E domani si torna in da serie a Milan, back, è finita. È stato un weekend stupendo, abbiamo visto delle auto spettacolari, abbiamo conosciuto un sacco di gente strana, particolare, speciale. Dopo 40 anni che la GP Ice Race l'avevano chiusa, quest'anno hanno fatto un discreto successo, un'organizzazione penosa, spero che la sistemeranno nei prossimi anni, spero tanto che l'anno prossimo la rifacciano, magari facendo una pista un po' più arzigogolata, un po' più tecnica, un po' più particolare, e spero ci siano ancora molti più mezzi. Taglieremo tutto questo perché è una rottura di cazzo mai vista. Ci vediamo, Franzi, al prossimo video.